intanto abbiamo tante autorità presenti, saluto la Presidente Catuccio Marini, il Vicepresidente Fabio Paparelli, Raffaele Nevi, dove sta? Eccolo qua, un paio di sindaci che mi sono venuti a trovare, Antonio Liberati, Dotricoli, e c'è un motivo perché noi arriviamo fino a Dotricoli con questo progetto, Federico Gori, dove sta? Sta qui vicino, no? Eccolo lì, consiglieri comunali, i miei assessori, tutti insieme in questa bella giornata. Io volevo ricordare, mi ero appena insediato in Consiglio Comunale, la prima esperienza, 1998, e in quei 2 anni, 98-99, facevamo le manifestazioni perché RFI aveva abbandonato lungo questo percorso delle code del Nera i vagoni, non so chi di voi se lo ricorda, penso che ve lo ricordate. E mi ricordo anche di marce fatte da Nardiscalo a Nardi, e c'era uno striscione che apriva la manifestazione ideato da me. Io, E c'era scritto incentivo alla rottamazione, perché non volevamo più quello scempio dei vagoni abbandonati lungo le code del Nera, perché non era giusto, ma soprattutto perché avevamo intenzione di riconquistare questo posto. E penso che oggi, inaugurandolo metaforicamente e praticamente, lo riconquistiamo ad un utilizzo delle persone, un utilizzo dedicato allo sport, al tempo libero, al turismo, a tutte quelle cose che penso siano un qualche cosa di importante per una città come Narni, per una provincia come quella di Terni, ma soprattutto per una regione come quella dell'Umbria. Mi piace ricordare anche una cosa, però. Oggi noi inauguriamo questo percorso accanto al fiume Nera, e forse c'è anche un valore simbolico. Il Nera è un po' uno dei fiumi che attraversa la nostra regione, nasce lassù, come si chiama il paese? Castel Sant'Angelo di Nera, e arriva fino a qui da noi. Quindi questo filo conduttore del fiume ci fa un po' anche star vicino alle popolazioni di quelle zone, di quelle terre che hanno il nostro stesso fiume, e quindi la vorrei dedicare anche un po' a loro questa.